Max, per allenarsi nel Krav Maga, meglio utilizzare guantini da MMA, guantoni da box o semplicemente niente? Per allenarsi nel Krav Maga tutte e tre sono utili, tutte e tre hanno dei vantaggi, nessuno è indispensabile. Ovviamente le mani nude sono uno degli elementi base, perché alla fine, trattandosi di difesa personale, noi non avremo guantini da MMA né guantini da box in una situazione di aggressione reale, a meno che non avvenga in palestra da parte di un nostro compagno, nel qual caso cambiate palestra. I guantini da MMA sono un ottimo compromesso perché ti consentono le prese, sono simili come dimensioni a quelle di un pugno normale, offrono un minimo di protezione e quindi sono un buon compromesso per uno sparring, quindi già esercizi di simulazione più intensa, in cui c'è un certo grado di contatto, un certo grado di ruvidità. I guantini da box sono eccellenti quando si vogliono fare esercizi sotto alto livello di stress con un alto livello di contatto. Inoltre, i guantoni offrono anche diciamo, una specie di succedaneo a quelli che sono i colpitori o focus pad e quindi possono essere utilizzati per delle combinazioni o per degli esercizi dinamici. Quindi usateli tutti e tre.